Pistoiese e Aglianese arrivano al derby di domenica in uno stato d'animo completamente diverso. Per entrambe la stagione non è stata certamente come da aspettative iniziali ed il campo ha detto tutt'altro. Gli arancioni hanno pagato la crisi societaria ed il graduale smantellamento di una squadra che stava scalando posizioni verso la vetta, mentre l'Aglianese ha finora giocato un campionato altalenante, nonostante gli acquisti pomposi, vedi l'attaccante Bocalon che da alcune settimane ha rescisso il contratto e le ambizioni di promozione. La sfida di domenica, terza di ritorno, con le due squadre appaiate a 27 punti, vede i padroni di casa mettere in campo una squadra completamente rinnovata e alla ricerca di punti salvezza. A San Marino gli uomini del nuovo mister Parisi sono stati sconfitti di misura, dimostrando di essere in crescita e giocando a tratti anche un buon calcio. Sicuro assente il difensore Marco Greco, espulso domenica a San Marino, mentre per quanto riguarda l'attacco si attende un nuovo arrivo, magari nelle prossime ore, con la possibilità di poter aggiungere una pedina già da domenica. I neroverdi invece vengono da due vittorie, che le hanno permesso di togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica e guardando al futuro con rinnovato entusiasmo, magari alla rincorsa per un piazzamento playoff. E la domenica successiva, per gli uomini di Mister Baiano, un altro derby, quando al Berlucci arriverà il Prato, mentre per gli arancioni una trasferta proibitiva sul campo del Carpi.